perché il regno di Dio è vicino. Gesù sta per ritornare, il Signore sta per ritornare, e Gesù ha detto: avverrà, avverrà, avverrà come ai giorni di Noè, avverrà come ai giorni di Noè. I cieli e la terra passeranno, ma le parole di Gesù Cristo non passeranno. Amen. I cieli e la terra passeranno, perché la figura di questo mondo è passeggera, ma le parole che Gesù Cristo ha detto non passeranno. Allora Napoli, Napoli, città benedetta, amata dal Signore, ci ha orecchi da udire che oda questa sera la parola del Signore. Ci ha orecchi da udire che oda. Alleluia. Gesù ha detto: avverrà come ai giorni di Noè. La gente mangiava, beveva e non si accorse di nulla. Fu spazzata via quella generazione, la generazione perversa, adultera, malvagia, e Dio nel suo giudizio la spazzò via. Non essere spazzato via anche tu quando il Signore ritornerà. Metti orecchio alla parola del Signore, vai nella tua cameretta e invoca il nome del Signore Gesù Cristo. Dio ha detto: invocami e io ti risponderò. Amen. Cercate l'Eterno, Napoli, finché lo si può trovare, perché la porta dell'arca è ancora aperta. Quella porta si chiama Gesù Cristo, quella porta si chiama Cristo Gesù, il Salvatore del mondo, perché quell'arca di Noè era figura di Cristo, perché sarebbe venuto il tempo in cui il Figlio di Dio avrebbe raccolto in sé e salvato in sé coloro che avrebbero visto i segni dei tempi, coloro che hanno creduto alla predicazione di giustizia che Noè aveva fatto in quei tempi. La Bibbia dice che Noè era un predicatore di giustizia, perché stava per annunciare la giustizia di Dio. Amen, alleluia! Il giudizio di Dio sulla terra. Ed oggi questa sera, dei servi inutili vi annunciano che il giudizio di Dio sta per abbattersi su questa umanità, su questa generazione corrotta e malvagia. Ma Dio vi offre ancora un'opportunità. È aperta ancora oggi la porta della grazia. È aperta ancora oggi la porta della grazia. Niente quelle che sono, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. La Bibbia è chiara. Gesù non ha scelto le cose nobili, ha scelto le cose pazze, le cose ignobili, come eravamo noi, peccatori. Come ero io che sto parlando. Fumavo marijuana, bevevo, rubavo, portavo. Ma quando mi hanno parlato di Cristo, la mia vita è cambiata. Gesù mi ha liberato, mi ha spezzato ogni catena, mi ha dato la sua pace, il suo spirito. Alleluia. E come dice nella sua parola la Bibbia, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo. Alleluia. Le cose spregevoli. Dio non ha scelto le cose giuste, non ha scelto i nobili, non ha scelto chissà chi, ma ha scelto gli spregevoli, i pazzi, perché la Bibbia dice Gesù non è venuto per i sani, ma per i malati di mente. E prima eravamo tutti, ma noi eravamo malati di mente, perché senza Gesù si è malati di mente. Anche se tu ti pensi che tu stia bene, ma tu senza Cristo sei malato di mente. Senza Cristo hai le catene. Senza Cristo hai Satana che ti domina, che ti usa, che ti fa fare il male, come faceva prima a me mi faceva drogare, mi faceva rubare. Era Satana che mi faceva fare quelle cose, ma ora ho Cristo che mi fa fare la sua volontà. Alleluia. La volontà di Dio che dura in eterno. Alleluia. Tu da chi vuoi stare? Con Satana o con Cristo? Scegli a Cristo, lui è la via, la vita, la verità, l'unica salvezza per la tua vita, l'unica speranza, si chiama Gesù! Gesù il Figlio di Dio, l'unico mediatore che ci sente, che ci ascolta, non è un santo, l'unico santo era Cristo. Anche noi dobbiamo essere santi, la Bibbia ci insegna, dice siate santi perché io sono santo, ma l'unico mediatore è Cristo, alleluia, l'unico.
l'unico che ti ascolta. Dai il cuore a Cristo, non camminare più nei piaceri del mondo, nei peccati, come facevo Dio abbia pietà di questa società ribelle. Spezza le catene, oh Signore. Ma un giorno senza Cristo ti troverai diritto all'inferno, dove sarà pianto e sudor di denti per l'eternità. Ma del cuore a Cristo come ho fatto io, che mi ha liberato da tante cose brutte che facevo. E ve lo ripeto, mi ha liberato dalla droga, fumavo, bevevo. Ma Cristo mi ha liberato e vuole liberarti anche a te, anche se non fai queste cose. Tu hai lo stesso bisogno di Cristo, anche se non rubi, se non fumi, se non ti ubriachi. Tu hai bisogno di Cristo nella tua vita, perché Cristo è Lui che ti dà la pace. Lui che morì per noi. Perché Gesù ha l'unica forza di perdonarti i peccati. Noi tante volte disprezziamo le persone che vivono nel peccato, noi disprezziamo le persone che fanno il male, quando invece Gesù li vuole salvare, perché il Signore dice: io non sono venuto per i sani, ma sono venuto per gli ammalati, dice il Signore. Questo è un messaggio di speranza, amici di Napoli, è un messaggio di amore. Oggi il mondo crede di conoscere Gesù, dicono: ma io ce l'ho Gesù nel mio cuore, ma io vado a messa la domenica, ma poi quando escono dalla messa la domenica tradiscono la moglie, tradiscono il marito, vanno a rubare, uccidono, vendono la droga. Tutti possono dire: io c'ho Gesù nel mio cuore. Sapete che anche i camorristi hanno Gesù? Lo sapete che loro credono di avere Gesù? Pregano il Signore la mattina e poi la sera vanno a uccidere. È questo che tu credi di avere Gesù nel tuo cuore? Gesù non è questo. Questa è la tua concezione umana di conoscere Gesù. Ma Gesù non è questo. Perché Gesù è santo. Gesù è giusto. Gesù amore. Riguardo a Gesù voglio dirti che Gesù è più che un uomo. È più della tua visione mentale che hai. Gesù è 100% uomo e per 100% Dio, alleluia. Amen. Egli camminò su questa terra e visse una vita assolutamente perfetta. Egli ti può capire. Gesù può capirti perché fu un uomo come noi, come te. Perché Egli ebbe le stesse cose che hai avuto tu, le stesse debolezze, perché Lui era uomo. Lui si è trovato nell'angoscia. Probabilmente tu oggi vivi di angoscia, vivi con la depressione. Tu stai aspettando una guarigione, il Signore ti aiuterà se tu lo invocherai.